I poteri forti sono in fibrillazione in questi giorni. Sanno che il tempo stringe. Barack Obama vuole approvare in fretta e furia il TTIP. Il suo uomo forte, Michael Froman, ha detto chiaro e tondo che il trattato transatlantico deve essere firmato entro quest'anno. Attraverso il Financial Times, gli americani hanno mandato un messaggio chiaro all'Europa: o approvate l'accordo adesso, oppure sarà peggio per voi. Infatti, il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, sta girando come un matto per chiedere agli stati membri dell'UE di dargli carta bianca sulle trattative con gli Stati Uniti. Insomma, i potenti del mondo vogliono stringere i tempi e l'Italia, grazie alla nomina di Carlo Calenda, si è totalmente schierata dalla loro parte. Ma sapete perché gli Stati Uniti e l'Unione Europea hanno tanta fretta? Perché hanno sul collo il fiato delle grandi banche, che temono di dover pagare ai risparmiatori danni milionari. Purtroppo, la carne, gonfia di ormoni e le altre schifezze alimentari che vogliono portare sulle nostre tavole non sono il solo pericolo nascosto dentro il TTIP. Ci sono anche altri guai in arrivo e riguardano il sistema bancario. Vi faccio un esempio. Avete presente la procura di Trani? Sì, quella che ha messo sotto accusa le agenzie di rating. Qualche settimana fa ha aperto un'indagine su Deutsche Bank. L'accusa è quella di aver manipolato il mercato nel 2011 tramite la vendita massiccia di titoli di Stato italiani. Ebbene, se la grande banca fosse riconosciuta colpevole, dovrebbe sborsare un sacco di soldi per risarcire i risparmiatori truffati. Ma se il TTIP venisse approvato, Deutsche Bank non correrebbe alcun rischio. No, non sono fantasie da complottisti, lo ha spiegato niente meno che l'ambasciatore americano in Italia, John Phillips. Ecco che cosa ha detto alla Reuters. È molto improbabile che un caso come quello di Deutsche Bank si ripeta e venga portato fuori da centri finanziari principali, dove i procuratori hanno la conoscenza ed esperienza giuridica in casi di frodi sui mercati. Sapete che cosa vuole dire? Ve lo spiego io. Vuol dire che se il TTIP viene approvato, le procure come quella di Trani non potranno fare causa alle banche, anzi, probabilmente le richieste dei risparmiatori non passerebbero nemmeno da un giudice, ma finirebbero davanti a un collegio arbitrale, e tanti saluti ai risarcimenti. Vi racconto un'altra storia per farvi capire. In Germania c'è una cittadina che si chiama Pforzheim. Qualche tempo fa gli abitanti di quella città hanno citato in giudizio JP Morgan Chase. E il giudice ha dato ragione ai cittadini, tanto che la mega banca ha dovuto pagare 57 milioni di euro di risarcimenti. Ebbene, se il TTIP fosse in vigore, JP Morgan Chase potrebbe fare causa alla città di Pforzheim e pure allo Stato tedesco. Potrebbe dire che le leggi sulle banche la danneggiano e potrebbe rivolgersi a un collegio arbitrale privato, magari in qualche isoletta dei Caraibi. E se il tribunale privato dà ragione alla banca, sapete che cosa succede? Indovinato. Succede che lo Stato e i risparmiatori devono pagare un mucchio di soldi per risarcire la banca che li ha truffati. Ecco cosa succederà se il TTIP verrà approvato. Nel vostro piatto finirà la carne americana piena di antibiotici. Voi invece finirete nel piatto dei potenti della finanza, pronti a essere divorati dalle grandi banche senza scrupoli. Fidatevi di nessuno e buon appetito.